puntata speciale in esterna di Si fa per Sport questa sera, la trasmissione che effettua un viaggio, un percorso all'interno delle eccellenze sportive del nostro territorio. Siamo al Teatro del Costone, dove questa sera il gruppo Stampa Autonomo premierà i personaggi sportivi dell'anno. In occasione del 50° del gruppo Stampa Autonomo ci saranno anche due premi speciali, particolari, non proprio la carriera, ma insomma che onorano carriere sportive di due atlete, e poi un premio speciale al Baschin Costone, che ha costruito questo grande sogno del campionato europeo vinto a Bassano del Grappa. Noi ne parliamo all'interno di Si fa per Sport e scopriamo chi sono i premiati. Entriamo all'interno del Teatro del Costone. Andrea Sbardellati, il gruppo Stampa premia i personaggi sportivi più importanti dell'anno passato. Che premio è? È un premio, Alessandro, che intanto quest'anno sono i 50 anni del gruppo Stampa e abbiamo voluto assegnare più riconoscimenti. Allora, il premio dello sportivo dell'anno assegnato alle due tenniste Chiara De Vito e Maria Masini. Già in passato abbiamo dato un premio in coppia con Bruttini e con Datome, e fra l'altro poi Datome è andato a giocare nella NBA e Bruttini a giocare in Serie A, per cui questo nel basket. Questo poi abbiamo assegnato premi a Lorenzi, recentemente a Chiappinelli, Alice Volpi, al pugile Allegrini, insomma mi scuso con Irene Siracusa, ecco, mi scuso con chi mi sono dimenticato, però quello che è importante è che il gruppo Stampa vuole riconoscere l'atleta giovane, l'atleta che è in fase di crescita, e questo ci auguriamo che siano sia Chiara De Vito che Maria Masini. Sono due tenniste che hanno punti WTA, e vuol dire molto questo, vuol dire avere punteggi internazionali. Il gruppo Stampa poi ha voluto dare un riconoscimento meritatissimo alla squadra del Baschin del Costone, ma non tanto per la conquista del titolo europeo a Bassano, che è un grandissimo risultato, ma anche proprio per questa gioia, questa soddisfazione che ha dato a tutti i senesi questa squadra in questo sport inclusivo, a dare appunto la soddisfazione e vivere momenti di sport di alto livello. E poi abbiamo dato due riconoscimenti non a due tenniste per la carriera, ma due tenniste tuttora in gara, con Valeria Madaro, che è fresca campionessa del mondo di doppio di over 40 a Miami, e a Giulia Collodel, che è la madre di Maria Masini, l'altra premiata, però Giulia Collodel ha vinto il titolo italiano over 55 in carica, per cui insomma c'è tanto tennis, e era l'occasione anche per esaltare la bella prestazione sportiva nella squadra femminile del tennis con il presidente Forconi, il maestro Ardinghi, e anche un po' di retrospettiva con il maestro Tanganelli, per parlare appunto di questo meraviglioso sport praticato da molti nel mondo, ed arrivare è molto difficile, come in tutti gli sport, ma nel tennis in particolare. Chiara De Vito, premiata dal gruppo Stampa come personaggio sportivo dell'anno. Allora, io comincerei dall'inizio, per l'appunto, della tua carriera. Come hai cominciato a giocare a tennis? Ho cominciato per caso, perché babbo ha iniziato a lavorare al circolo tennis e ho provato due o tre volte insieme a Sandro Bartali e mi è piaciuto tanto, e da lì è iniziato il cammino. Hai costruito già una, nonostante la tua giovane età, già una bella carriera, lo possiamo dire. La ripercorriamo un po' questa carriera? Mi chiedi la luna. Praticamente ho iniziato da piccola con le competizioni a squadre principalmente, e piano piano hanno iniziato a fare dei tornei a livello regionale e vincevo, quindi abbiamo deciso di cambiare allenatori, di cercare di ampliare i tornei invece regionali e internazionali, e ora con Massimo siamo arrivati addirittura agli internazionali, quindi i risultati stanno arrivando e si spera sempre di più, ecco. Senti, le ultime due stagioni in particolare sono state messe sotto i riflettori dal gruppo Stampa con questo premio, 2017, ma io ci aggiungo anche il 2018, insomma sono state due annate positive per te, al di là poi di quello che hai fatto con la tua squadra, col Circolo Tennis Siena, di cui magari poi parliamo dopo.
Sì, come diceva Romeo durante la premiazione, il tennis è principalmente individuale e nel 2017 è stato l'anno della sbocciatura, si può dire, ecco, e sono iniziati ad arrivare i risultati, i primi punti mondiali, però non sono riuscita a prendere classifica. Però era il primo passettino. Nel 2018 finalmente i risultati sono arrivati con il BNL a Firenze, con la partecipazione a Roma, che era la seconda, però in singolare era la prima, e finalmente il ranking mondiale, sia in singolo che in doppio. E adesso va mantenuto e bisogna salire ancora di più. Senti, per quanto riguarda invece il circolo tennis, la squadra, la Serie A, quest'anno una stagione un po' particolare perché è venuta in autunno rispetto alle altre volte, agli altri anni, però insomma è già arrivato un traguardo che è la conquista dei playoff, quindi già un traguardo importante, tra l'altro anche grazie alle tue prestazioni. Sì, quest'anno si gioca ad ottobre, a mio parere era meglio ad aprile, però vabbè, queste sono decisioni della FIT. E sì, quest'anno abbiamo raggiunto i playoff per la Serie 1, sarà difficile, però ci si spera sempre. E per ora sto giocando bene, speriamo anche le ultime, visto che si è fatto 30, facciamo 31. E comunque anche grazie a Corinna, a Laura, a Federica, alla Bukta, un'altra ragazza, un nuovo acquisto, e poi i capitani ovviamente, sono un pezzo importante, ecco. Senti, parliamo anche un po' di futuro, al di là del futuro immediato, cioè i playoff che dovrai disputare, però al di là di questo, come ti vedi per il futuro? I tuoi obiettivi, i tuoi traguardi sognati, sperati? Senti, per ora i programmi futuri a breve termine sono di continuare a giocare, di fare attività internazionale e si spera di arrivare in alto, ecco. Poi se uno non ci riesce, in un futuro, sempre nell'ambito del tennis, ho intenzione di restare, quindi però sinceramente spero di arrivare in alto, ecco. Assolutamente. Senti, vogliamo dare per chiudere un consiglio a chi magari ci sta guardando e vuole provare a giocare a tennis a qualsiasi età, dico io, ma insomma ci rivolgiamo soprattutto alle più giovani, un consiglio che ti senti di dare? Ma io lo consiglio a tutti perché è un'esperienza, anche se uno non lo vuole fare a livello professionistico, soltanto a livello regionale, queste robe qui, va fatto. Cioè, a me piacerebbe farlo, rifarlo e rifarlo altre mille volte ancora, perché è un'esperienza di vita che ti fa crescere, che impari a gestirti da solo, impari a girare anche da solo, perché non hai sempre i genitori che ti vengono dietro, chi ti aiuta, sei in partita e ti devi gestire da sola, sei in un momento difficile, insomma un'esperienza che ti fa crescere, ecco. Personaggio sportivo dell'anno, un bel riconoscimento da parte del gruppo stampa, parto da questo per ricostruire la ultima annata che hai vissuto, che annata è stata? È stata un'annata positiva, diciamo, questo premio riconosce appunto le attività fatte nel 2017, che diciamo è stata sicuramente la mia miglior stagione della carriera, molto positiva a livello sia individuale sia del doppio, ho raggiunto il best ranking mondiale, quindi sono molto soddisfatta. Quest'anno purtroppo è partita l'annata un po' più in difficoltà perché ho avuto problemi fisici, quindi ho giocato un po' meno e adesso infatti parto sabato per fare gli ultimi tornei e speriamo di ritirare su un po' la stagione. Senti, sei partita anche tu dal circolo tennis Siena, quindi da questa città, dalla tua città, quanto è stato importante il circolo tennis per te? È stato molto importante, diciamo, io mi sento... Sono nata lì, cresciuta lì, i miei genitori mi lasciavano lì a giornate intere, passavo dal 9 di mattina all'estate fino alle sera alle 8, piscina, tennis, ristorante, quindi me lo sento come a casa, vado lì e in qualunque momento della giornata trovo signori o comunque ragazzi che sono cresciuti con me e per me è casa, anche se adesso non gioco più là perché mi alleno a Colle e anche la squadra la gioco da un'altra parte, però... Senti, una tradizione di famiglia, hai cominciato così a giocare a tennis? Sì, sì, mia mamma mi racconta che il giorno prima che nascessi giocava nel pallone giù al circolo, quindi io sono andata a gennaio, appunto era inverno e lei comunque giocava, quindi non potevo fare altro sport del tennis.
Senti, stai già, anche partendo da questo premio, stai già pensando magari al futuro, a traguardi da raggiungere, obiettivi da poter appunto raggiungere? Sì, sempre più difficile sicuramente a livello mondiale migliorarsi, però io mi alleno costantemente, duramente. Il mio obiettivo è sì, scalare comunque ancora un po' la classifica mondiale. Sì, ogni anno non mi prefiggo obiettivi chissà quanto lontani, ma penso molto al presente, di lavorare bene e poi i risultati sicuramente arriveranno. Senti, per chi ci sta guardando, proviamo a dare un consiglio magari a chi vuole, ha curiosità e vuole approcciarsi verso questa disciplina, verso il tennis, che è una disciplina ovviamente molto conosciuta e molto già praticata, però magari qualcuno che si incuriosisce, vogliamo dargli un consiglio? Sì, adesso anche a livello televisivo è molto più sponsorizzata e conosciuta, è molto dura perché è uno sport individuale, quindi le difficoltà ovviamente ci sono anche a livello proprio di un'annata, momenti alti e bassi costantemente, poi sei solo, quindi in campo non ti aiuta nessuno, devi essere molto forte. Però se la voglia c'è e la passione soprattutto deve essere la prima cosa, perché senza passione non ti alleni tutti i giorni. Sì, è bellissimo, giri il mondo, quindi lo consiglio, ecco, lo consiglio vivamente. Allora, faccio una battuta per iniziare. Non è un premio alla carriera perché l'attività è sempre attuale per l'appunto, e proprio poco tempo fa è arrivato un titolo mondiale, un grande successo. Partiamo da questo, insomma, che vittoria è stata? Allora, la vittoria è stata inaspettata e bella, perché sono andata a Miami per provare a fare questi campionati mondiali individuali, un pochino delusa dal fatto che non eravamo andate la settimana prima con la nazionale italiana, per un disguido non ci aveva mandato la federazione. Quindi alla fine, un po' di, per spirito di un po' di rivalsa, un po' di amaro in bocca, ho deciso di intraprendere questa avventura senza aspettative particolari, perché non conoscevo molto l'ambiente, quindi mi aspettavo di trovare un campionato molto duro. Lo è stato, però poi alla fine mi sono resa conto che le avversarie erano battibili, e quindi dopo il primo turno e il secondo specialmente, in cui ho battuto la numero uno del mondo, che era la testa sia numero uno, a quel punto, come si dire, si apre lo stomaco, cioè si apre il tabellone, a quel punto ci ho creduto un po' di più e sono arrivata in finale. Quindi diciamo la finale del singolare per me ha più importanza, ho perso in finale. La medaglia d'argento in singolare ha più valore in realtà della medaglia d'oro in doppio, anche se chiaramente campionessa mondiale di doppio fa più effetto, però la mia specialità è più il singolare, è quello che per me è stato più importante. Il doppio fatto con la mia compagna di squadra di nazionale, Manuela Falletti di Alessandria, abbiamo fatto proprio per divertirci come allenamento anche in preparazione al singolare, e alla fine l'abbiamo vinto, e credo che se fossimo partite con l'idea di vincerlo avremmo perso al primo turno. Invece addirittura alla finale non dovevamo giocarla perché avevamo il biglietto aereo prenotato per il sabato pomeriggio, poi per questioni di tempo è stata anticipata, l'abbiamo giocata e si è vinto, quindi tutto bello inaspettato, e questo ti fa continuare, avere sempre la voglia di continuare a giocare. Ecco, il riconoscimento del gruppo stampa, come ho detto, non è un premio alla carriera, però insomma la tua è una carriera importante di tanti traguardi raggiunti. Sì, allora intanto mi ha fatto piacerissimo quando Andrea Sbardellati mi ha proposto per questo premio, perché è stata una cosa dell'ultimo minuto, quindi anche lui mi ha inserito all'ultimo minuto, mi ha fatto strapiacere. Sì, in parte ancora mi sento giocatrice e c'è una carriera alle spalle in cui semplicemente ho giocato tanto, e quindi sì, non è alla carriera perché ancora gioco, però se penso a quando avevo 20 anni di certo non mi sarei immaginata a 44 a giocare ancora, e quindi è tutto molto sorprendente da questo punto di vista, e purtroppo mi sento ancora una ragazzina per certe cose, quando il fisico però non risponde come tale. Però l'aspetto mentale è comunque importantissimo anche per un tipo di sport come il tennis. Ecco, parto dalle origini, come si comincia a giocare a tennis? Ma si comincia spesso per caso, io abitavo a Vico Alto vicino al tennis, però essendo una palla di grasso informe, come diceva mio babbo, mi dovevo fare tutti gli sport possibili e immaginabili, quindi ho iniziato a
fare nuoto, pallavolo, tennis, qualunque cosa, pur di dimagrire, e poi il tennis è quello che mi appassiona di più. E anche perché ho trovato molto feeling col maestro, come un po' succede, e lì è nata proprio la passione per il tennis, quindi avrei giocato anche di notte al muro di casa, però fondamentalmente nasce un po' per caso, almeno ai tempi nasceva per caso, ora magari non lo so com'è. Diamo un consiglio a chi appunto vuole per caso cominciare a giocare a tennis. Ma il consiglio è, non è facile, perché ognuno ha un proprio percorso personale, e il tennis è duro perché in certi momenti viene voglia di smettere, poi uno è da solo, quindi è molto individualista e insomma ha dei riscontri anche psicologici spesso particolari. E l'unica cosa, ecco, il mio consiglio è di non scoraggiarsi mai per le sconfitte né di esaltarsi troppo per le vittorie, mantenere sempre, diciamo, un equilibrio, perché sono tanti momenti in cui uno rimane deluso, però la cosa importante è esserci sempre, cioè quando uno fa sport, fa un campionato italiano, ma anche qualunque cosa, esserci a fare sport, perché poi aiuta per tutto, quindi consiglio è di prendere sempre tutto col giusto equilibrio, ecco. La carriera che, come abbiamo detto, continua, i prossimi obiettivi quali sono? Dunque, i prossimi obiettivi sono un po' da definire, spero nel prossimo anno, cerco sempre di fare un po' di attività over e un po' di attività, diciamo, fra virgolette, normale, quindi non solo al prossimo anno, probabilmente rimarrò a Roma a giocare il campionato, sia di Serie C che il campionato, diciamo, fra virgolette, normale, e l'over. E l'impegno over, magari qualche cosa a livello internazionale, a Barcellona noi facciamo sempre la Potter Cup, che è una sorta di campionato europeo a squadre, è già 2 anni che lo faccio proprio con Manuela Falletti, la mia compagna di doppio, quindi lì spero di rigiocare, e si spera anche il campionato mondiale a squadre, però questa volta, perché l'individuale non penso, perché una volta che uno ha vinto, insomma, per un po' se vuole godere, e poi qualche torneo magari anche qui in Toscana, campioni toscani, ora vediamo, insomma. Insomma, la passione non si esaurisce. Purtroppo no, diciamo che però ci sono dei momenti in cui non ho voglia proprio di giocare e altri invece sì, quindi rispetto questo bisogno delle volte di non giocare e altri invece sì, quindi seguo un po' l'istinto in questo caso. Giulia Collo, il premio del gruppo Stampa non è un premio alla carriera, nel senso che non è un premio che chiude una carriera, è una carriera che continua, però parto dall'ultimo titolo, quello di campionessa italiana, che titolo è stato, come lo raccontiamo? Allora, il titolo, l'ultimo titolo sono questi titoli delle ladies, per chiamarle educatamente e non da veterani o da over, è un titolo a squadre, io gioco in questo circolo che ha grandi tradizioni nei veterani, che è il circolo del Tennis Club Prato, e gioco con una mia amica che ha giocato con me a livello giovanile, a livello internazionale per tanto tempo, quindi ci siamo ritrovate, la scusa è quella di giocare insieme, è chiaro che a quest'età il fatto di aver già giocato a certi livelli un po' aiuta fino a che non trovi anche nelle altre nazioni le giocatrici che hanno fatto le giocatrici internazionali, e quindi è un po' un riavvicinarsi a uno sport vero se lo fai a certi livelli, però, e quindi ti dà un po' le stesse sensazioni, però devo dire che lo sport quello che conta è un altro. No, però contano anche questi titoli. Ecco, non è, come ho detto, un premio alla carriera, però la sua è stata, insomma, lei ha un curriculum importante nel tennis. Lo ripercorriamo anche se è molto lungo. Allora, intanto ho fatto medaglia in lei. Questo però come dire, è un vizio giornalistico. Vabbè, ti ringrazio. Comunque sì, la mia carriera è stata anche abbastanza importante. Io ho iniziato a giocare a Siena e ho giocato a Siena fino al 78, anno in cui ho vinto la Serie B insieme a Betty Tancredi, e da quell'anno lì praticamente a Siena ci ho giocato sempre molto poco, perché poi io sono andata a giocare a Firenze, nel 79 abbiamo vinto la 2 e poi io sono rimasta a Firenze a giocare la 1 e siamo arrivati in finale al campionato italiano a squadre, e sempre se serata per Firenze ho vinto il titolo assoluto di doppio nell'80, nell'81 ho fatto la finale, e tutto, diciamo, l'attività che ho fatto, anche l'attività internazionale, che poi è simile a quella che ora stanno facendo Maria e Chiara, è cambiata poco,
è cambiato il numero dei partecipanti, ma il funzionamento un po' dell'organizzazione internazionale è ancora simile. E poi niente, ho giocato in prima categoria, sono stata numero 11 d'Italia nell'81, sono andata in prima categoria e sono rimasta fino all'85, e dopodiché sono ritornata in Serie B, ho vinto il titolo a Firenze, ho continuato a giocare a livello fra A e B fino all'87, anno che mi sono laureata, e poi nell'88 mi sono sposata e poi sono nati i ragazzi, e quindi ho sempre continuato a giocare, però diciamo che ho giocato la Serie B fino al 91. E poi ho avuto ragazzi, cioè, e ho avuto un periodo di break. Però questa tradizione è continuata in famiglia. Sì, è continuata, però diciamo che io non ho forzato assolutamente Maria, tant'è vero che qualcuno mi dice: voi avete avuto un rapporto buono nel tennis, lei non risente della tua influenza, e questo forse è vero, nel senso io... all'inizio non pensavo e non ho spinto assolutamente Maria a giocare, e forse l'ho trascurata anche perché avevo l'altro figliolo che giocava a pallone e che ci ha coinvolto molto nei suoi impegni, quindi Maria è stata un po' in sordina, e dopodiché ho capito che per lei era una cosa importante. Maria è stata molto brava perché ha fatto queste scelte molto, ha girato il mondo da sola, ha fatto, secondo me, indipendentemente dai risultati, è stata sicuramente, è una giocatrice professionista vera, indipendentemente dalla sua forza, è stata brava perché secondo me ha tratto quello che io le avevo detto di importante di prendere, cioè che ha fatto uno sport professionistico senza trascurare molto le altre cose, imparando le lingue, girando il mondo, aprendosi un po' la mente, quindi diciamo ha preso il meglio di quello che è lo sport, perché poi lo sport professionistico che ti garantisce anche il futuro, sì, qualcuno ha la fortuna di farlo, ma non bisogna essere solo bravi, ci vogliono tante fortune, tante combinazioni, e quindi puntare tutto su quella cosa lì, io non sarei stata tanto d'accordo, è chiaro, e poi loro li fanno come vogliono. E poi ce n'ha parlato, però com'è cambiato il tennis in questi anni? No? Non solo numericamente, anche se, come ha detto, alcuni campionati poi più o meno sono gli stessi, però com'è cambiato il tennis? Il tennis è cambiato tantissimo, specialmente in Italia la gestione del tennis, prima avevano un ruolo importantissimo i circoli, ora ce l'hanno molto meno. Quello che diciamo non è cambiato, nel senso che io sono stata, io nel senso la mia generazione, i primi giocatori che hanno avuto il cambiamento grosso, cioè racchette fatte in materiali diversi, tennis internazionale con attività internazionale importante, importanza dell'attività atletica e fisica, quindi io mi sono allenata molto come si allenano ora, probabilmente non ero portata, non lo so, però insomma già ho giocato in un'età dove ci si allenava molto, quindi in questo è un po' simile, è un po' simile anche le classifiche, il modo di prendere punti, anche a tempi nostri per avere punti in classifica internazionale dovevi giocare all'estero perché se no non entravi, quello che è diverso è che sicuramente ora è più alto il numero di gente che gioca, quindi il livello medio è sicuramente più alto, non sono più alti secondo me il livello i top qualitativo, è vero che chi della nostra età, ora io sono un po' troppo vecchia, ma insomma ancora gioca, continua fino a un certo livello a vincere, quindi chi ha giocato a un livello alto ancora, quindi il livello, i top non, come valore assoluto non è cambiato, è cambiato perché chiaramente sono cambiate tante cose, i numeri, la gestione, però io ho una concezione dello sport che credo che non cambi, cioè io so dell'idea che nello sport ci sono delle persone che sono più dosate e che quindi l'allenamento conta, ma poi conta la voglia di sacrificarsi, anche il fatto di essere portati, perché quando sei portato a fare una cosa fai meno fatica a farla e quindi chiaramente sei avvantaggiato lo stesso rispetto agli altri. E quindi io credo che questo ancora debba essere quello che guida nello sport. Poi lo sport non è professionista, è un'altra cosa, però nello sport vero credo che questo sia importante. Sono le qualità che servono per iniziare a giocare a tennis? Sì, cioè diciamo che lo sport
per giocare è bene che sia fatto a tutti, è uno sport dove tutti i bambini devono giocare, si devono muovere, offrire a loro il maggior numero di probabilità. Quello in cui non sono d'accordo è nell'offrire i sogni che non esistono. Lo sport è cattivo, lo sport non è vero che è facile arrivare, e quindi ecco, questi sogni, queste illusioni che sono state date molto dai genitori della mia generazione ai figli, su questo non lo condivido, perché non è cambiato. Lo sport poi diventa bravo chi è più bravo, chi ha delle, quindi è inutile fare tante illusioni di pensare che si possa vivere in tanti di sport, ecco. L'ultima battuta, una carriera che non finisce, quindi gli obiettivi prossimi quali sono? Gli obiettivi niente, i miei obiettivi sono quelli di star bene, di poter giocare ancora magari qualche anno, non tanto perché poi tornerò, però diciamo se sto bene un altro anno o due vorrei giocare. E gli obiettivi sono quelli dei livelli un po' importanti, cioè vorrei magari, se c'è la possibilità, di essere convocata ancora a nazionale. A me piace molto giocare la squadra, perché in singolare evito di giocare perché non me la sento più tanto, però in doppio e nella squadra, quindi se mi convocano ancora per i campionati del mondo. E poi sempre con la squadra del tennis Prato delle volte abbiamo delle opportunità ai campionati europei eccetera, vediamo, l'importante è star bene. Allora, è l'ennesimo riconoscimento per questa grande avventura del Baschin Costone, campione europeo, premiato con un premio speciale dal gruppo stampa, però come dire, è il coronamento di un sogno e di un percorso, di un viaggio che dura da tanti anni ormai. Sì, è proprio così. Preparando l'europeo che abbiamo appena giocato e vinto a Bassano, avevamo inventato un gioco con i nostri ragazzi per anche prepararli dal punto di vista emotivo all'appuntamento che li aspettava. E uno dei giochi che abbiamo fatto è stato quello di costruire con un collage la frase Making Basket History, perché volevamo un po' sottolineare quest'idea, no? Perché comunque, essendo la prima edizione, saremmo stati nella storia, nell'albo d'oro di questo sport. Ma ci siamo accorti poi facendo questo gioco, facendo gli ultimi allenamenti, partecipando a questa edizione della Coppa Europa, che veramente la più grande soddisfazione, la coppa più grande, è quella che è quella della costruzione di questi ragazzi come persone, la costruzione della loro amicizia, della squadra, che è una famiglia che comprende anche le famiglie, il coach, gli atleti normodotati che sono fantastici, e questo è veramente il più grande miracolo. È la cosa che più ci riempie di soddisfazione, perché ci dà proprio l'idea di una reale costruzione della persona, della squadra, del gruppo, ed è un gruppo aperto che quindi ha anche interesse e fame di poter coinvolgere altri in questa cosa che riempie il cuore e ci rende tutti migliori. Perché è una storia che continua, quella del Baschin. Continua, assolutamente sì, è una storia che continua, perché è come aver toccato il cielo subito con un dito al primo tentativo, e quindi questo ci riempie da un lato di orgoglio, dall'altro di responsabilità, perché anche capiamo che c'è il gusto e la bellezza di poter portare altri a condividere con noi questo percorso. E questo cammino che è appena iniziato e che sarà anche sicuramente sempre più difficile, perché abbiamo già capito che ora tutti ci aspettano al varco, le squadre contro di noi daranno il massimo. Paolo Ridolfi, delegato provinciale del CONI, presente alla cerimonia di premiazione da parte del gruppo stampa degli sportivi dell'anno, però con lei vogliamo parlare di un progetto che coinvolge il CONI, la Fondazione Monte dei Paschi, le scuole e l'alimentazione. Un progetto sull'alimentazione, di che cosa si tratta? Un progetto che si chiama School Food, è un progetto che esisteva già, un progetto della Fondazione, progetto che riguarda gli stili di vita attivi, che appoggia l'attenzione sull'alimentazione, su tutta la parte anche che riguarda il riciclo dei rifiuti, spesa consapevole. Mancava però in questo progetto una parte di sperimentazione attiva, e insieme alla Fondazione abbiamo pensato che il CONI poteva introdurre quel tassello che mancava. Quest'anno nell'ambito del progetto ci saranno infatti
delle ore di attività motoria organizzata attraverso degli istruttori CONI, educatori CONI, e siamo riusciti in questo progetto a coinvolgere veramente tantissime scuole e tantissimi bambini. Si parla di un progetto che si rivolge a 4.000 bambini che faranno tutte le settimane un'ora di educazione motoria con un tecnico CONI specializzato alla Scuola Regionale dello Sport o laureato in scienze motorie, e è un progetto attraverso il quale questi bambini sperimenteranno il loro corpo, si metteranno in gioco con se stessi e con gli altri e capiranno che in uno stile di vita consapevole per quanto riguarda l'alimentazione è importantissimo avere anche una componente di movimento, di fisicità, che poi scopriranno quando saranno più grandi che gli darà benessere anche quando non faranno più attività fisica a livello magari agonistico per quelli che adesso la stanno facendo. È una cosa bellissima, abbiamo tra l'altro coinvolto le insegnanti, e la cosa incredibile è vedere le insegnanti delle scuole, della scuola primaria, questo è un progetto rivolto alla terza, quarta e quinta elementare della scuola primaria, vedere come si sono impegnati sia nei corsi di formazione nella quale è stata un po' illustrata la teoria, ma soprattutto nel corso pratico che c'è stato. Proprio gli insegnanti sono stati coinvolti in quella, è proprio l'attività fisica che dovranno poi trasmettere ai loro alunni. Infatti il progetto prevede una parte di affiancamento da parte dei tecnici CONI, ma ci sono anche una serie di lezioni che gli insegnanti svolgeranno direttamente. Proprio lo scopo della fondazione è quello di dare continuità a questo progetto, formando i formatori si ritiene di dare garanzia che comunque l'attività motoria, la fisicità, la sperimentazione di questo tipo avranno un futuro nella scuola, anche se magari un domani questo progetto non ci sarà. Quindi approfitto per ringraziare la fondazione che ha avuto l'intuizione di questo progetto. È un progetto che coinvolge anche le province di Arezzo e di Grosseto. Devo dire che i rapporti CONI sono stati meravigliosi, i coordinatori di quelle province sono stati veramente, veramente di aiuto, sono coinvolti, si sono spesi in maniera incredibile. Quindi una bellissima iniziativa, un bel progetto, e poi vi aggiorneremo su quelli che saranno gli sviluppi. Chiusura della puntata di questa sera, di Si fa per Sport di questa sera, parliamo anche di karate menzana, perché è arrivata una convocazione importante per Cesare Banfi, l'atleta di punta della polisportiva menzana della sezione karate, e per il maestro Antonio De Luca, che sono stati convocati per un raduno della nazionale. Siamo andati a trovarli durante gli allenamenti, li ascoltiamo insieme. L'appuntamento ovviamente per lunedì prossimo con Si fa per Sport. Antonio De Luca, arriva una grande soddisfazione la convocazione nazionale per Cesare Banfi, ma anche per Antonio De Luca, aspettata come convocazione, ma sicuramente una grande soddisfazione. Sì, sicuramente una grande soddisfazione, era un po' nell'aria come ho già avuto modo di dire, però insomma ancora non era arrivata, è arrivata e l'accogliamo con veramente un grande soddisfazione. È un raduno, non è una convocazione per una gara, però già essere convocati sia come atleta che come tecnico è una soddisfazione, perché ripeto, Cesare è un atleta di interesse nazionale, già arrivare a questi livelli è difficile, per cui sono soddisfazione. Poi in tutti gli sport andare a livello nazionale a chi non piace, ecco, insomma, quindi è un motivo di orgoglio per noi, per la menzana, ma penso anche per Siena, insomma. Cesare ha raggiunto il 35esimo posto nel ranking mondiale, quindi è già un grandissimo risultato questo, frutto di sacrificio, passione e di tanto lavoro. Sì, il lavoro è massacrante, non lo dico così, non spreco parole a caso, però magari per alcuni possono dire vabbè, 35esimo nel mondo, in realtà vi assicuro che è veramente difficile già rientrare nei primi 50 nel mondo di una categoria di qualsiasi sport, è difficilissimo, a questi livelli è veramente tosta. Consideriamo che noi siamo in una città, nel bene e nel male, come Siena, ci confrontiamo con realtà che di altre dimensioni, con bacini di utenza che sono 1 a 20, per cui già arrivare a questi livelli è notevole. Un altro anno saliremo di categoria,
quindi sarà ancora più difficile perché il Cesare sale di categoria di peso, andiamo nella meno 76 che è durissima, però ci cimentiamo volentieri e proveremo a stare così in alto fin dove arriviamo, ecco. Grande lavoro, grande sacrificio negli impianti qui dove siamo, della Polisportiva Menzana, dove anche grazie al lavoro di Antonio De Luca è nata una scuola importante, nonostante il bacino d'utenza sia relativo, come diceva giustamente. Allora, il merito non è solo mio, chiaramente, il merito è di tutti. Quando si raggiungono questi risultati è chiaro che alle spalle c'è un lavoro di tutti, c'è un lavoro della società, del direttore sportivo che ci ha dato spazi e ci ha dato la possibilità di allenarsi. Io ho la fortuna di poter seguire gli agonisti, mi dedico a questo 5 volte alla settimana insieme agli atleti e fortunatamente è anche per un piccolo merito qualche risultato viene, quindi siamo particolarmente felici, ecco. Però ci tengo a precisare che dietro un risultato sotto c'è sempre una piramide, come la punta di un iceberg, noi vediamo solo chiaramente quello che risalta più agli occhi, ma dietro c'è un grandissimo lavoro da parte di tutti e questo è motivo di grande soddisfazione. Cesare Banfi, è arrivata questa convocazione per il raduno della nazionale, una bella soddisfazione, parto da questo. Sì, sicuramente una bella soddisfazione, diciamo era nell'aria perché dopo l'annata 2018 si poteva prevedere che prima o poi sarebbe accaduto, però comunque quando arriva la notizia è sempre una bella soddisfazione. Senti, ma è un punto d'arrivo e non... È un punto di partenza, non di arrivo per te, perché insomma vuoi cercare di migliorarti sempre, come nella filosofia che ripete sempre Antonio De Luca, il tuo maestro. Sicuramente non è un punto d'arrivo, ma piuttosto un trampolino di lancio perché apre gli orizzonti a tante grandi opportunità, perché a questo raduno ci saranno molti osservatori della nazionale, quindi apre la possibilità a convocazioni in futuro per mondiali, europei, insomma magari ufficiali con la maglia nazionale. Senti, riassumiamo un po' la stagione fin qui, ovviamente questo è il coronamento, come hai detto giustamente, di una stagione positiva, la riassumiamo insieme. Allora, le medaglie alle varie open a livello italiano e... che comunque sono segnati nel calendario FIGICAM, che è la federazione italiana del karate, che all'inizio dell'anno distribuisce a tutte le palestre il calendario delle gare, e sono gare ufficiali, e ho fatto alla Touring Cup primo posto, all'Open di Riccione, l'Open d'Italia terzo posto, all'Open di Toscana terzo posto, e poi i campionati italiani che è andata... Poteva andare meglio, terzo posto anche lì, si poteva fare di più, ma vabbè. E poi gare internazionali, ci sono state le varie tappe della Youth League, che è il circuito mondiale che dà punti per il ranking mondiale. E lì non è arrivato il risultato a podio, però comunque per essere le prime gare di livello internazionale che affronto, la soddisfazione è tanta, non ha pagato del tutto, però buon punto di partenza, numero 35 del ranking del mondo, e ora fra il prossimo sabato affronterò gli italiani a squadre sociali gareggiando per una palestra lombarda e poi subito dopo il raduno nazionale, e per poi arrivare a metà dicembre dove affronterò l'ultima tappa conclusiva della Youth League a Venezia. Senti, poi ti aspetta un 2019 ancora più impegnativo perché passerà di categoria, insomma gli impegni saranno ancora maggiori, quindi ci sarà bisogno di ulteriori allenamenti anche qui nella palestra della Polisportiva Menzana. Certamente, cambierò sia di categoria di età che di categoria di peso, però questo non è mai stato un problema perché sono abituato a questi cambiamenti e niente, si affronta sempre la prossima stagione come ho affrontato questa, la stessa determinazione e la stessa voglia di vincere e niente.